Faccio un video veloce proprio nell'intervallo di Virtus Verona Juventus Under 23 con il risultato di 1-1 per parlare velocemente della Primavera che vince giocando veramente bene contro il Milan, dominando in lungo e in largo, sprecando anche diverse palle gol che potevano poi comunque costar caro. Questa è sicuramente una cosa che si era già vista anche in Youth League e in altre partite di campionato, una cosa su cui bisognerà lavorare, ecco. Vittoria importante, vittoria che si è aperta con una grandissima giocata di Mulazzi che ha portato al gol di Chibozio che in respinta proprio sul tiro di Mulazzi, parato bene dal portiere rossonero, ha depositato l'1-0. Ha raddoppiato Bonetti con un'altra azione sulla corsia di destra con un'altra giocata stavolta di Savona veramente importante e a porta vuota Bonetti ha trovato la rete del 2-0. Il 3-0 è arrivato nel secondo tempo con una grandissima rete di Turicchia, una bellissima giocata di tutta la squadra con Ciposo che aveva praticamente saltato il portiere, Turicchia che ha trovato un grandissimo gol e l'ha chiuso a Savona sul 4-1. Nel mezzo il 3-1 del Milan, segnato da Capone su un errore nostro, un'incidenza nostra, quindi possiamo anche dire che insomma il gol l'abbiamo un pochettino regalato noi. Grandissima prova di Senko che sul 1-0 e 2-0 ha fatto delle parate davvero pazzesche, una su tutte, con un braccio di richiamo davvero incredibile, e anche la seconda veramente in uscita davvero, davvero importante. Migliore in campo però lo do a Savona perché assist, gol e tante sgroppate ottime. Davvero una grandissima Juve Under 19 oggi, ci prepariamo per la semifinale di Youth League che a questo punto è l'evento della stagione di questa categoria. Per quanto riguarda l'Under 23 ne parliamo dopo, ma per il momento l'1-1 è un risultato che non fa comodo né a una né all'altra squadra. Bisogna cercare di aumentare i ritmi per portarla a casa. Fino alla fine, forza Juventus.